Salve, sarò brevissimo come sempre e rivolgo anzitutto un caldo invito al signor Taveri e competenti collaboratori di Zona a non minimizzare, pur con certo fair play, i miei fin troppo sintetici interventi, complimentandoli, si fa per dire, sublimi, fantasiosi, catastrofici, apocalittici e quel che è peggio, provocatori. Io non provoco e non ho mai provocato un bel niente e nessuno. Anche nel mio lavoro, a dispetto dei luoghi comuni, non ho mai frequentato la provocazione. Mi è sempre stata estranea e detestabile. Il mio interesse allo sport, per me uno svago, è naturalmente affrancato dalla logora necessità guardinga da che ai noi sono costretti quasi sempre a travestire il proprio opinionismo quasi tutti gli addetti a un lavoro specifico. L'attuale situazione calcistica piuttosto guazza in un limbo fantasmatico. È questa sì sublime, dal sublime al ridicolo il passo è catastrofico e oltremodo provocatoria. È come il teatro in genere un plebiscito contro il buon gusto. Definizione di un tale ingiuriato Nietzsche. Le mediocri prestazioni delle formazioni nostrane in Europa e della nazionale sono o no marchiate da parodia apocalittica e catastrofica indecenza? E il cosiddetto campionato nostrano è sì o no un altalenante tram tram? Sì, santo Dio. Tant'è vero, toccato mesi or sono, che leghe svariate, FIFA e Superlega si degnassero di sprovincializzare il calcio, istituendo un autentico campionato europeo? Invocazione questa mia ignorata dai media e quanto prima sembra invece realizzabile, esaudita. Questo sì che è sublime, esente da ridicolo. Nel posticipo di ieri il Milan, se prestissimo potrà disporre di un opportunista centravanti d'area, si rivela di nuovo la più grande macchina da football d'Europa. D'Europa, appunto. È tutto.